Sindaco, ormai è evidente che la misura sia colma, c'è il massimo disprezzo di ArcelorMittal non solo verso la città ma anche verso le istituzioni e il governo evidentemente tratta Taranto e i tarantini come figli di un dio minore. Però a questo punto, come dire, a mali estremi, estremi rimedi. Una bella ordinanza di chiusura, proprio come monito, come atto forte, sarebbe, non dico il rimedio assoluto, ma sarebbe un bel colpo assestato a chi ha deciso di distruggere Taranto. Beh, direttore, mi permetta di precisare che un'ordinanza c'è già, stiamo già in tribunale a ottobre, l'esecutiva. A ottobre bisogna aspettare, come dire, che i giudici facciano le loro valutazioni, continueremo a combattere anche su questa strada, dopodiché molte cose sono dalle competenze del sindaco, non si tratta qui di fermare semplicemente la macchina, questo è un aspetto del problema, l'altro aspetto è quello di capire il futuro di tutti questi lavoratori, ecco perché serve un tavolo dove concertare un accordo di programma, al netto delle ordinanze che nei tribunali fanno il loro percorso. Lo dicevo perché con l'ordinanza c'è già, dobbiamo trasmettere i significati giusti alle persone perché poi si equivoca. Il sindaco un'ordinanza l'ha già fatta, è già molto pertinente come ordinanza nelle prerogative che un sindaco ha, perché il sindaco non è Superman, non può fare i fuochi d'artificio, deve stare nella legge, se no evitiamo, come dire, creiamo un effetto boomerang sulle nostre azioni e siamo in tribunale a ottobre, è evidente che se fino a ottobre questa situazione non si risolve continueremo a combattere anche con quello strumento che già esiste. No, siccome puntualmente purtroppo si verificano dei picchi di sforamento e nel frattempo ovviamente purtroppo le patologie non si fermano, ecco perché dicevo come strumento per bloccare. Direttore, puntualmente arricchiamo quel dossier perché l'ordinanza una volta che è stata emessa si fonda su alcuni fatti contingenti, ogni volta arricchiamo quei fatti contingenti presso il giudice, quindi a ottobre ce la dichiariamo, come si dice. Parliamo della posizione del governo, Taranto esprime un sottosegretario alla presidenza del Consiglio con dei ministri, con delega alla programmazione e alla innovazione, un tarantino, il senatore Mario Turco, con tutto il rispetto per l'operato di Turco, però Taranto continua a essere negletta e schiaffeggiata da questo governo, il sentir dire il cielo di Trieste è azzurro, suona come uno schiaffo nei confronti della nostra collettività, una beffa rispetto ai tarantini, la convinzione provata di essere trattati da figli di un dio minore. Ha ragione direttore, ne abbiamo parlato anche col sottosegretario Turco, lui sta lavorando bene ma sa che non basta più, non poteva bastare, non fanno toccare palla sul dossier Ilva a Turco e questo non è normale o è addirittura indice di voler tenere fuori, come dire, i profili istituzionali locali dalle scelte che contano e noi non ci stiamo, quindi anche il sottosegretario Turco sa che da questo punto di vista dobbiamo cambiare marcia. Ben venga l'unità, unire le forze, qui stamattina sono presenti numerosi sindaci della provincia di quest'area industriale disastrata e non solo industriale, mi sarei aspettata la presenza dei parlamentari perché il parlamentare rappresenta in sede nazionale il territorio, non ne vedo uno. Beh, mi faccia dire, non voglio fare già il processo di intenzioni, è un'iniziativa che è partita da pochissimi giorni con i livelli territoriali. Oggi abbiamo esteso un invito a collaborare a questa piattaforma sia alle organizzazioni sindacali che a tutti i parlamentari. Se non risponderanno a questa chiamata ne trarremo le conseguenze nei prossimi giorni.